Ci sono oltre 70 milioni di padri negli Stati Uniti. Padri creativi, sportivi, eroici. Ma non tutti sanno chi è il proprio vero padre. Noi per 40 anni abbiamo creduto di saperlo, fino ad oggi. Non ero sicura di chi fosse vostro padre. Com'è possibile? I folli anni 70! Tutti pensavano a fumare e scopare. Soprattutto a scopare. La monogamia non era esattamente una priorità. Mi sono sempre chiesto da dove mi venisse l'entusiasmo per il sesso. Ora lo so. Nostro padre è vivo e vegeto! Here we go. Operazione Papà chi sei? La missione primaria è trovare papà. La sottomissione è mangiare granchi della Florida. E quella sotto sotto, farti scopare. Davvero mamma è stata con Terry Bradshaw? Ricorda una donna di nome Ellen Baxter? Oh, che gran bel tuffo nel passato. Aveva il culo più sodo che abbia mai visto. E tette fantastiche, sapeva molto bene come usarle. E che bocca! La sua lingua per poco non ci costava il Super Bowl. È nostra madre. Smettetela con questa follia. Deve essere questa. Che ci fate qui? Forse siamo tuoi figli. Scusatemi, un momento. Non è possibile che quei due coglioni siano figli miei! È schizzato! È uguale a te! Non mi somigliano neanche per il cazzo! Diamogli un passaggio! Sei pazzo? Potrebbe essere un serial killer! Sai, oggi è un po' nervosetto. Sei un serial killer? No, non sono un serial killer. Però hai calcato sulla parola serial. Come dire, sono un killer, ma non sono un serial killer. Non era quello che intendevo. Non è che hai detto, ve lo posso giurare, non sono un killer. Il passaggio te lo diamo, ma... Non sono troppo strette, vero? Ti ammazzo! Non ti ammazzo! Salve! Papà! Papà in fuga! Hai sparato a Papino! Che cos'è stato? Direi una persona! L'universo ha la tendenza a metterti sulla giusta direzione! Sì! Ragazzi, il mio sensore agnesco sta vibrando! Bastardi, c'è un bastardo treno che sta arrivando! Adesso! Ehi, Rod, il nome Ellen Baxter ti dice niente? Mi dice parecchie cose, bello. Mi sa che sono appena venuto nelle mutande. No, Rod, non è caso. Cavolo, amico, se sapeva scopare. Quella donna sussurrava i piselli. Che è nostra madre. Ci siamo fatti solo coccole.